Ed ora una buona giornata a tutte e tutti da Brunetto Salvarani, dalla sede RAI di Bologna. Domenica scorsa, nella puntata di Uomini e Profeti, Gabriella Caramore ha cominciato a riflettere con Enzo Bianchi sulle radici bibliche del Giubileo, ma per capire nel profondo cosa sia il Giubileo occorre riandare anche alla sua storia. Allora, in continuità con quel percorso, vogliamo oggi affrontare la complessa vicenda storica di questa istituzione. Se il Giubileo Anno Santo nella storia della Chiesa è apparso per la prima volta nel 1300 come strumento economico e politico di prima grandezza della monarchia pontificia, in realtà una visione storica globale delle origini della figura giuridico-religiosa dell'editto anno giubilare prende le mosse dalle prime attestazioni nella Mesopotamia. Osservando la sua versione cattolico-romana, quella che conosciamo di più dal tardo medioevo a oggi, peraltro il Giubileo non manca di manifestarsi con luci, ombre, come una tradizione che ha risentito di parecchie turbolenze, di ambiguità e fatta di spiritualità autentica, ma anche di trionfalismi, di lacerazioni, di religiosità popolare e così via. E il percorso sarà lungo, noi cercheremo di soffermarci su alcuni snodi strategici. Ci aiuteranno nel nostro itinerario Alberto Melloni, che è docente di storia del cristianesimo all'Università di Modena Reggio Emilia e tra l'altro conduttore televisivo delle lezioni di Giubileo per Rai Storia, un nome molto noto per Uomini e Profeti. Buongiorno Alberto Melloni. Buongiorno a lei. E Marco Zappella, che è biblista, specialista degli scritti intertestamentari e tra l'altro autore di un saggio che uscirà prossimamente in un grande volume collettaneo da UTET sul Giubileo, in cui Zappella firma il contributo biblico. Buongiorno Marco Zappella. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Bene, allora possiamo partire proprio da quelle origini cui accennavo. Partiamo da lei, Marco Zappella, perché colpisce la sua ricerca, il suo studio ormai che viene da lontano, sul fatto che le origini della figura giuridico-religiosa dell'editto anno giubilare sia già nell'antico Vicino Oriente in ambito sumerico e accadico. È vero? Di cosa si tratta? Sì, guardi, come ha detto nel cappello introduttivo, si tratta di un percorso lungo, grosso modo quasi 2000 anni. E, è abbastanza comune, sia nella ricerca, nella lettura, cercare di comprendere dei fenomeni, delle istituzioni, raffrontandoli con dei fenomeni che siano geograficamente contigui, oppure con delle istituzioni coeve dal punto di vista cronologico. E lo stesso è avvenuto con l'anno giubilare dell'Antico Testamento. Sì. Diciamo che è da quasi un secolo che si richiamano testi che in effetti si possono accostare a quanto prescrive il capitolo 25 del Levitico. Ecco, ad esempio facciamo qualche allora, esempio. Si tratta di testi scritti in sumerico o in accadico, che sono la lingua dei sumeri e degli assiri babilonesi, e che si distendono nell'arco cronologico dal 2004 avanti Cristo al 700 avanti Cristo. Sono testi molto variegati che fanno riferimento a questi editti, li troviamo in ad esempio iscrizioni reali, quindi dal tono celebrativo, li troviamo menzionati in lettere, li troviamo menzionati in testi letterari. Che cosa prevedono? Sostanzialmente prevedono l'annullamento di contratti tra privati in un primo momento, cioè in altri termini si annullano le compravendite di immobili, si annullano prestiti appunto tra privati e la schiavitù per debiti. Con il tempo questo provvedimento assume una valenza, per dir così, pubblicistica, cioè in altri termini abbiamo a che fare con l'esonero dal pagamento di tasse. Quindi si tratta di testi molto diversi tra di loro e soprattutto scaglionati nel tempo. Quindi Marco Zappella, possiamo dire che già lì troviamo le radici di quello che sarà il Giubileo che noi conosciamo, almeno in teoria, dalla Bibbia, dalla tradizione ebraica. Ecco, più che delle radici parlerei di antecedenti. Antecedenti. Per dir così, ci offrono la cornice all'interno del quale collocare i nostri testi biblici e soprattutto
condividono una preoccupazione, questa sì, possiamo dire è comune, ovvero sia il desiderio e soprattutto la necessità di tornare a uno stato originario di equilibrio sociale. Qui vorrei, se mi permette, citare un testo famoso del codice di Hammurabi, sì. No? Che si avvicina molto a quanto prescrive il Levitico. E il testo dice questo: se un creditore ha preso un uomo o ha ceduto in cambio dell'argento, cioè ha venduto sua moglie, suo figlio, sua figlia, e gli ha dato impegno, per 3 anni essi lavoreranno nella casa dell'acquirente. Al 4° anno sarà stabilita la loro libertà. Ecco, in questo qui troviamo un nucleo sia dell'anno giubilare sia di questi testi, di editti di remissione, il desiderio di tornare e la necessità sociale di tornare a uno stato originario di equilibrio e di libertà. Bene, mi sembra molto, molto chiaro quindi di inaugurare un tempo altro, di inaugurare una situazione anche socialmente nuova, sostenibile. Bene, allora adesso passerei a Alberto Melloni, perché abbiamo accennato al discorso biblico di cui appunto si è occupata Gabriella Caramore domenica scorsa. Lei in questo suo libro, che è appena uscito, Il Giubileo, una storia per la terza, che è estremamente utile per entrare nelle dinamiche giubilari, accenna al fatto che in realtà il giubileo della tradizione cattolico-romana sia un parente lontanissimo del giubileo biblico. In che senso, Melloni? Nel senso che il giubileo del 300, quello che inventa il popolo romano, che Bonifacio VIII cattura, il regno di istituzione papale, si appoggia sui testi del Levitico, che erano testi che avevano una loro interpretazione nella tradizione cristiana, ma diventa anche un'altra cosa, soprattutto legata ad un aspetto che non è tanto quello della restituzione di un tempo primitivo, della restituzione di un tempo libero dalla schiavitù e dal selvaggio, il selvaggio della terra, il selvaggio delle persone, ma diventa invece un'altra cosa, un luogo nel quale si può provare a sperimentare uno strumento, l'indulgenza, che aveva avuto un suo percorso soprattutto all'interno della Guerra Santa e della Crociata, in un contesto di pace. L'indulgenza, l'indulgenza plenaria era quella che consentiva al peccatore confessato di sostituire le pene che avrebbe dovuto scontare dalla concezione della penitenza tariffata del Medioevo con un altro tipo di pratica. L'eclogio interessante dei crociati era il classico voto col quale venivano cancellate tutte le pene che avrebbero dovuto essere eseguite, che erano molto spesso pene insopportabili per una vita, perché si trattava di anni e anni di penitenza, di digiuno, cose del genere. Pene, peraltro, pene scontabili nel purgatorio, quindi per capire l'invenzione, quella che lei definisce, credo correttamente, l'invenzione del giubileo da parte di Bonifacio VIII nel 1300, c'era bisogno del purgatorio, quindi c'è stato bisogno del... C'era bisogno di una costruzione dell'aldilà che non era la costruzione di un tempo ultimo, di una tesi scatologica come era quella del libro del Levitico e anche quella di Gesù. Gesù predica sul giubileo, Luca ce lo racconta così, ma invece la costruzione di un aldilà diverso, che non è quello del tempo ultimo, ma è una specie di aldilà presente nel quale gli uomini si commuovono e si preoccupano per il loro destino quando si trasferiranno in questa specie di mondo accanto, o quando i loro cari sono trasferiti in questo mondo accanto. Ecco, rimanendo allora sull'invenzione del giubileo, nel suo libro appare abbastanza chiaramente che in realtà Bonifacio VIII, il Papa, ricordiamolo, non particolarmente amato da Dante Alighieri, per usare un eufemismo, si trova quasi costretto a concedere un giubileo al popolo romano, perché in realtà pare che il 1° gennaio del 1300 non è che succedano delle cose clamorose. Come mai? Cosa c'è dietro questo strano inizio? C'è dietro la tradizione del 200 che, man mano che la prospettiva della crociata cade, incomincia a usare l'indulgenza plenaria anche in altri modi e anche in modo gratuito, cosa che preoccupa molto la Chiesa
la Chiesa di Roma, c'è un decreto della Terranense IV che raccomanda di stare attenti perché queste indulgenze date gratis potrebbero causare danni irreparabili. Quindi nel 1215. 1215, sì. Dopodiché nel corso del secolo ci sono varie altre questioni, c'era stata l'indulgenza concessa a Francesco, l'indulgenza che Celestino IV mette per i pellegrinaggi a Collemaggio il giorno della sua elezione, che mostravano che questo sistema di dare Celestino indulgenze quinto? Cioè, scusi, ho detto quarto, sì, lapsus. Sì, no. L'indulgenza di Celestino V per la sua elezione a Collemaggio creano nel popolo cristiano una certa abitudine a usare questo sistema di pellegrinaggi o momenti particolari nei quali avere indulgenza plenaria e liberarsi di questo gravame. Nel gennaio del 1300 si diffonde per Roma la voce che chi va al pellegrinaggio alla tomba di Pietro e a vedere il sudario della Veronica a San Pietro avrà indulgenza plenaria. La cosa ha evidentemente un successo tale per cui nei giorni successivi, a metà gennaio, poi di nuovo il 22, il Papa decreta questo momento giubilare che la gente si è creata in indulgenza plenaria possa essere praticato. Non lo chiama giubileo, non la chiama indulgenza, la chiama venia, però stabilisce il fatto che essendo quello il centesimo anno, nel centesimo anno si potrà prendere l'indulgenza plenaria semplicemente andando a San Pietro, dunque spostando il pellegrinaggio da Gerusalemme a Roma, spostando il pellegrinaggio da Assisi o da Collemaggio a Roma avvicinandola a se stesso e addirittura rifacendo la bolla con cui lo decreta, datata non più dal Laterano dove il Papa abitava, ma da San Pietro dove c'è la tomba di Pietro, e intuendo la possibilità di costruire intorno a questa centralità della tomba di Pietro una parte cospicua di quello che sarà il problema centrale del suo pontificato, cioè una dottrina del privato papale. Ecco, e quindi lei diceva ogni 100 anni, allora visto che siamo ancora nei nostri primi passi, perché in realtà poi il giubileo non funziona ogni 100 anni e la scadenza cambia continuamente, 100 anni, 50 anni, 25 anni, per non parlare dei giubilei appunto straordinari. Come mai questo cambio continuo di cadenze? Perché funziona. Funziona e, come dire, il giubileo è quella cosa che in un certo senso fa tutti contenti. Fa contento il Papa perché afferma una centralità della sua sede rispetto a qualsiasi altro luogo di pellegrinaggio, funziona per la città di Roma perché rende, funziona per i fedeli perché consente una manifestazione di pietà che risolve quel problema delle penitenze che a noi oggi potrebbe apparire come un problema, come dire, secondario, trascurabile o addirittura un po' goffo dal punto di vista spirituale, ma che invece per le persone del 300 e del 400 è un problema serissimo. E allora lì si incominciano a inventare i meccanismi per giustificare la replica del giubileo. Prima la replica ogni 50 anni, che in questo modo recupera addirittura il termine biblico di giubileo e la scadenza del 7x7 più 1 del giubileo del Levitico, e poi dopo la pratica di ridurlo a 33 o a 25 con l'idea che alla fine non si può negare a un uomo in vita sua la possibilità di avere perché 33, anche se è intuitivo, 33 per gli anni di Cristo e 25 sempre per la questione pratica, diciamo così, di consentire nello spazio della vita la possibilità del giubileo. E questo è talmente forte che nel corso dello scisma d'Occidente fra 1378 e il 1415 i giubilei diventano anche uno strumento col quale i tre papi in concorrenza rivendicano a se stessi la possibilità di gestire questo che è una specie di icona del potere delle chiavi. Ecco, allora la fermo un momento per tornare su Marco Zappella, perché appunto su questa idea della durata variabile degli anni santi volevo sapere, quindi questo è un modo per ritornare, lo accennava già Alberto Melloni, al ciclo giubilare sostanzialmente, quindi di fatto quasi senza volere si ritorna ad una categoria biblica di organizzazione del tempo storico salvifico, mi pare. Premesso che, come è già stato evidenziato, non c'è una linea di continuità pensata tra il giubileo biblico e il giubileo della Chiesa Cattolica, ciò premesso c'è un tentativo di organizzare il tempo
utilizzando il giubileo, e questo lo si vede chiaramente in ambito appunto ebraico e soprattutto in quel periodo che chiamiamo intertestamentario, così spieghiamo anche questo termine, cioè tra il terzo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, cioè tra i due testamenti, troviamo diverse opere che si occupano di tante leggi, di tante questioni, ma è interessante perché troviamo un'opera che la tradizione poi ha intitolato Giubilei, il libro dei Giubilei. Perché? Perché estende la cronologia del giubileo, cioè la scansione di cicli di anni giubilari, a tutta la storia di Israele. Quindi tutta la storia di Israele, dalla creazione di Adamo fino all'entrata nella terra promessa, diventa una storia giubilare, una storia santa, sacra per eccellenza. E questo è interessante perché dimostra come già nell'ebraismo noi troviamo una radice di spiritualizzazione del giubileo, sul quale poi magari possiamo anche tornare. Sì, perché è vero che, se mi permette, è vero che si sono inventate le indulgenze, si è spiritualizzato, ci si è staccati da quella, dal contesto strettamente economico che investe il giubileo. Tutto ciò è vero, però nei testi noi troviamo, per dir così, i presupposti per una sua spiritualizzazione. Faccio un esempio. Nei testi biblici. Nei testi biblici. Faccio un esempio semplice che possiamo cogliere tutti noi. Quando parliamo di rimettere i debiti, ovviamente si può pensare immediatamente al cancellare i debiti che uno ha contratto, ma per un minimo credente si rimanda subito all'altra eccezione, rimettere i peccati. Certo. E questo noi lo troviamo chiaro fin dall'inizio, lo troviamo nelle traduzioni che usano questi termini ambigui, e lo troviamo per esempio nella comunità di Qumran, dove significativamente, mi sembra che sia molto significativo, una comunità molto ligia ai dettami della Torah, che cerca di assolverli in maniera perfetta, ma che per esempio non si preoccupa di rendere concreti i dettami del giubileo. E come legge il giubileo? Aspetta la figura di una figura messianica che viene a togliere il peso delle colpe. Quindi già Qumran noi troviamo queste che sono dell'indulgenza, ecco, se vogliamo. C'è già qualcosa del genere. Bene, bene, stiamo riempiendo piuttosto riccamente il nostro piatto. Io tornerei a Alberto Melloni perché passerei a un'altra fase cruciale di questa storia, che è il Cinquecento. In buona sostanza è la vicenda di Martin Lutero, questa è storia nota, perché, però la recuperiamo. Perché il tema delle indulgenze è così fondamentale per Martin Lutero, da tanto da dare inizio a una nuova storia cristiana in un certo senso? È importante perché il papato della seconda metà del 400, del 500, ha trasformato l'indulgenza non solo in una cosa appunto che si ottiene andando in pellegrinaggio alla tomba di Becket o a Roma per il giubileo, ma anche in un vero e proprio mercato col quale si possono acquistare dei benefici per le anime dei defunti. L'idea che il giubileo aveva fatto sviluppare era quella che poi rimarrà classica fino al giubileo del 2000 incluso, e la prima volta in questo giubileo straordinario di Francesco in cui non si ricorre a questa figura, questa immagine che esisterebbe è una matematica finanziaria, una specie di tesoro dei meriti di Cristo e dei Santi. Questo tesoro dei meriti di Cristo e dei Santi è a disposizione del Papa. Il Papa con le rendite di questo tesoro può commutare le pene di chi deve fare la penitenza e quindi gli concede l'indulgenza, arricchendo quel tesoro dei meriti nuovi che il credente perdonato poi apporterà. E questo tipo di mercato è una delle cose che indigna questo giovane monaco agostiniano e gli fa vedere come lì non ci sia semplicemente una cosa un po' sconveniente, un uso della credulità popolare compatibile con una specie di istanza spirituale o di una forma sempliciotta di comunicare delle cose di fede, ma ci sia una perversione della fede. E questo lo porta a reagire, e celebreremo fra due anni la prima reazione, cioè l'enunciazione di queste tesi, che poi sono quelle che dicono, che
normalmente indicate come l'inizio della riforma, e che partono da questo e da questo tipo di esperienza, e dell'esperienza che lo stesso mondo del Cinquecento aveva visto e vedeva, di un giubileo che era diventato una specie di grande olimpiade del papato, ecco. Un expo del potere papale, diciamo così. È bella, interessante. Quindi il riferimento che lei faceva è naturalmente al 1517, le tesi di Wittenberg, e al fatto che nel 2017 ci sia un percorso avviato per una sorta di celebrazione il più possibile ecumenica, il più possibile condivisa rispetto appunto a 500 anni fa. In coincidenza, è interessante, appunto, è interessante su questo che nel 1617 i protestanti cercano di fare un giubileo di Lutero, chiamandolo così, cioè di usare la figura del giubileo per una cosa non certo papale o papista, ma per cercare di trovare anche loro in questa idea della cadenza temporale, della costruzione di questa cultura dell'anniversario, che è la cultura della smemoratezza moderna, e di creare in questa cultura un modo per celebrare il giubileo, per cui paradossalmente nel 13 Francesco fa il giubileo cattolico e nel 17 ci sarà quello dei protestanti. Nel 15. È interessante davvero questa idea di conquistare il tempo, di segnare il tempo, di ricapitolare delle simbologie, indubbiamente è sempre uno dei sogni delle, non solo delle religioni, ma dei grandi racconti, potremmo dire. In coincidenza della vicenda di Martin Lutero ci sono degli anni santi un po' particolari, nel senso che il 1525, quello di Clemente VII, è sporcato, anche se sarà due anni dopo, dal sacco dei Lanzichenecchi, insomma, quindi siamo comunque in un clima e in un tono minore. Poi quello del 1550, quello di Giulio III, il Papa del Rinascimento, ecco, quasi per eccellenza, del primo dopo l'avvio del Concilio di Trento, ha tutta una serie di particolarità, perché per la prima volta c'è il Sant'Ufficio che lo coordina, che lo cura e lo sorveglia, ed è anche il primo dopo la fondazione dei Gesuiti, e alla fine mi pare che lei, Melloni, lo sottolinei bene nel suo libro, è anche il giubileo che rivela la resistenza invincibile della corte rinascimentale a ogni possibile riforma, insomma. Per cui c'è il Carnevale, la rappresentazione della Cassaria di Ariosto, forse anche combattimenti di Toro a cui assiste il Papa, insomma è una grande fiera, lei prima accennava l'Expo, con tutto rispetto naturalmente. Ecco, nei secoli seguenti ovviamente ci sono tanti giubilei, ma il paradosso è che il record dei giubilei ci sia nel Novecento, ci siano addirittura 6 giubilei. Vero, come mai questo record curioso? Beh, perché la forza del giubileo della chiesa latina, della chiesa romana, è quella di sapersi continuamente riadattare, di sfruttare quelle cose che abbiamo citato anche prima, no? Della possibilità di una spiritualizzazione del giubileo, che diventa in un certo senso la più grande delle funzionalità che può manifestare, cioè si presta ad essere usato in molti modi. Difatti l'Ottocento è un secolo nel quale il giubileo viene poco praticato, non si fa quello dell'Ottocento, poi c'è quella della Repubblica Romana, poi c'è la presa di Roma, e sarà soltanto nel XIII che, come dire, restaurerà il giubileo in pompa magna, sì, quello del 1900. Del secolo Novecento. E poi da lì in poi il papato trova nel giubileo un modo per riempire questa struttura antica di contenuti anche spirituali, qualche volta una spiritualità della conservazione, cioè l'idea che in un contesto nuovo e diverso si possano trasferire lì dentro quei contenuti che c'eravamo prima, il potere delle chiavi che viene riaffermato, il senso di trionfo del papato su un mondo che va in rovina. In questo il giubileo di 1950 è quello più importante, più significativo. Quello di Pio XII, ricordiamo. Sì, quello di Papa Pacelli, che, come dire, vede nel giubileo l'occasione per far vedere una chiesa trionfante, ma proprio trionfante,
che recupera le grandi tradizioni, la grande canonizzazione del Giubileo, ma anche la capacità di parlare ai ceti popolari, si afferma così. Infatti anche la bolla di indizione, mi scusi, Jubileum Maximus, qui l'idea sì. È proprio del sommo giubileo, il maggiore di tutti. Il più grande di tutti quanti, con una specie di, voglio dire, di apocalittica istituzionale concreta che viene manifestata lì dentro. Ma prima era già stato Pio XI che aveva recuperato addirittura la vecchia tradizione degli anni 33, ecco, infatti, per fare un giubileo straordinario nel 1933, perché in realtà la cosa che era successa nel 29, cioè il concordato fra l'Italia e la Santa Sede, quello che aveva chiuso la cosiddetta questione romana, era passato da poco tempo, e in questo nuovo contesto il Papa vuole riaffermare una possibilità pubblica di Roma di parlare, che prima non c'era, perché ancora nel 25 del Novecento l'idea era quella che il Papa fosse prigioniero in Vaticano, sì. E c'erano anche i bagarini che vendevano la paglia su cui quindi il Papa potremmo dire che questa reiterazione dei giubilei in un qualche modo è anche una risposta al processo di secolarizzazione, di modernizzazione, è un tentativo di riconquistare cristianamente la società proprio nel momento in cui si vede che questa società lentamente, perché nel 1950 è ancora così, come lei ricordava, un anno santo che apparentemente ridona fiato alla Chiesa cattolica, però in realtà è un tentativo di mantenere le posizioni precedenti, insomma, di conservarle. Sì, questo è un contenuto importante di quel periodo, anche se poi col Vaticano II le cose cambiano. Sì, però ci torniamo dopo, ci arriviamo dopo, perché col Vaticano II partita cambia, e ci fermiamo un momento perché voglio creare uno stacco rispetto al Vaticano II e a Paolo VI, perché mi pare che da lì davvero cominci in un certo senso una storia nuova. E allora, per suggellare invece questa fase storica, un ascolto musicale curioso, è un canto carnascialesco di pellegrini che chiedono la carità dopo aver speso tutto nel viaggio per il Santo Giubileo, che dopo aver ottenuto tutte le indulgenze sono passati per luoghi fangosi e pericolosi e ora hanno fame, si sono ridotti all'elemosina. È la canzone dell'Anzi Pellegrini di Marco Bisley con il gruppo Accordone, attribuita a Guglielmo il Giuggiola nel 1500 per la direzione di Guido Morini. Prego.
Ecco, questo è Uomini Profeti. Stiamo riflettendo con Marco Zappella e con Alberto Melloni sulla vicenda storica dei giubilei e dicevamo con Melloni appunto che perlomeno le chiedo se anche lei condivide questa considerazione. Il giubileo del 1975 con Paolo VI, a 10 anni dalla fine del Vaticano II, è il giubileo che segna un passaggio di tono, di timbro, forse anche di obiettivi. Tra l'altro è un giubileo preceduto dalle contestazioni al giubileo in un clima sociale e politico molto agitato. Melloni. Paolo VI del 66 salta, diciamo così, il giubileo dei 33 anni, sì, che avrebbe potuto forse utilizzare, invece fa un giubileo per la fine del Vaticano II, un giubileo straordinario che fa parte anche di quello che per quest'anno e il prossimo il Papa Francesco ha convocato. E poi nel 75 fa invece un giubileo ordinario, giubileo difficile appunto per il clima che c'è e nel quale si vede da un lato un tentativo di abbandonare la magniloquenza trionfalista del 50, ma anche la difficoltà di trovare una cifra nuova, e la cifra nuova non la trova soprattutto il Papa, la trova soprattutto la gente, il popolo cristiano, i fedeli. C'è un bellissimo nastro di Giorgio Lapira che parla dei ragazzi sull'Appennino modenese in quell'anno in cui gli dice: il 75 cambierà la storia del mondo, perché quando la Chiesa prega la storia del mondo cambia. E naturalmente Lapira si convincerà che la pace del Vietnam è ovvio che avvenga in quell'anno, perché avendo la Chiesa pregato è chiaro che incomincia un'età nuova, di conseguenza gli sembrava del tutto ovvio. Però è ancora una cosa difficile, come poi si vedrà nella preparazione del giubileo straordinario dell'83 e poi di quello del 2000, quello già del Giovanni quale Paolo II che ne ha, nel quale Giovanni Paolo II, cioè Paolo II reintroduce invece i grandi problemi, diciamo così, che citavamo prima, dell'affermazione della centralità del Papa e del Papato, ritornerà molto forte questo contenuto, e ancora lì, fra il 75 e il 2000, la questione delle indulgenze, pur essendo un po' riformulata, per certi versi si può dire così, attutita in certi aspetti molto, molto imbricata la cultura medievale della penitenza tariffata, ancora non viene abbandonata, sarà soltanto con Francesco che questo accade. Peraltro mi pare che nel giubileo del 2000, quello che ha anche simbolicamente evidentemente una pregnanza particolare, preparato già 6 anni prima, la terzo millennio adveniente, ci sono alcuni elementi che vale la pena di sottolineare, per esempio il tentativo di considerare Gerusalemme come il reale luogo di convergenza spirituale tra i credenti. È noto il progetto fallito della preghiera comune tra i figli di Abramo, non riesce a portarla a termine Wojtyła, però l'idea c'è. E poi soprattutto, diciamo qualcosa su questo, evidentemente il tema del mai più, della riconciliazione delle memorie, del mea culpa, quel documento della Commissione Teologica Internazionale, che comunque è un passo importante, direi molto importante. Sì, e soprattutto la celebrazione in San Pietro di questa richiesta di perdono, fatti dice la Quaresima del 2000, che è dal punto di vista teologico il contenuto più innovativo e forte di quel giubileo, anche se probabilmente non è più percepito così, e un passo talmente forte che avrà delle contestazioni che non cesseranno, c'erano già state quando il Papa la prima volta lo enuncia, l'idea di fare un mea culpa della Chiesa, si arzigogola sul fatto se le colpe sono della Chiesa o sono dei figli della Chiesa, come se ci fosse una così grande differenza fra le cose, sì. E, cioè, senza figli, diciamo, e al tempo stesso c'è l'affermazione di questo protagonismo, di questa centralità papale, tutti quanti ricordano la celebrazione di Tor Vergata, nella quale questa crucialità della figura del successore di Pietro al centro di questo grande palcoscenico dà la misura del fatto di come ancora all'inizio del terzo millennio sia questa dimensione
della magniloquenza, della trionfalità, della celebrazione che risulta per il papato rinunciabile, cosa che abbiamo visto la settimana scorsa a Bangui, il papato del XXI secolo, il papato del dopo, Concilio Vaticano II, non considera per nulla. Ecco, allora passiamo infine al Giubileo della Misericordia, il Giubileo di Papa Francesco, che è anche il Giubileo del Concilio, e qui vorrei sentire entrambi, in termini di continuità e di novità, cosa c'è di continuo rispetto alla storia che abbiamo brevemente tracciato e cos'è di totalmente nuovo? Melloni. Ma la cosa più nuova è quella che il Papa, quando ha annunciato che faceva un giubileo, nella Quaresima di quest'anno, ha detto che faceva un giubileo perché la Chiesa aveva bisogno di misericordia. Non ha detto che il mondo se la passa tanto male e allora la Chiesa gentilmente prega perché le cose vadano meglio. Ha detto che la Chiesa aveva bisogno di misericordia, e nella bolla di convocazione, che è sempre un atto solenne, perché ovviamente è un atto, come dire, che nasce da una consapevolezza molto forte del Papa e dei suoi collaboratori. Sì, ricordiamo il Misericordiae Vultus, si chiama. No, si inserisce in una serie. In questa serie non c'è più la costruzione dell'indulgenza come una specie di sconto sulle pene che viene praticato tra i medici, ma c'è l'enunciazione del fatto che il giubileo serve a dire che la Chiesa è capace solo di annunciare l'indulgenza di Dio. E questo aver spostato l'indulgenza dell'indulgenza del Papa all'indulgenza di Dio rappresenta, mi sembra, una ricezione molto forte del rinnovamento conciliare e dà alla celebrazione del 50° del Concilio una sostanza. E quindi salta anche la dinamica peccato-paura. Rompe questo schema. E con una forza, c'è anche un libro recente di Giovanni Miccoli sulla storia dei giubilei, che anche lui, come ho creduto dover fare anche io, cerca di mettere in luce, dopo aver mostrato la storia, la quantità di scarti e di gradini che Papa Francesco ha compiuto in questo giubileo sul piano formale, e poi l'abbiamo visto la settimana scorsa in Centrafrica, sì, anche sul piano liturgico, perché non è stato, come dire, il set cinematografico del 2000 con gli abiti di Missoni, la regia di Ermanno Olmi, che ha dominato questa cosa, ma la presenza di questa massa di poveri che spingeva le telecamere, che ha, come dire, testimoniato questo in Dio maniera fisica. Che Dio cristiano che sta cambiando indirizzo in un certo senso. Marco Zappella, anche lei la sensazione che siamo di fronte a una vicenda nuova che abbiamo ripreso così da lontano all'inizio di questa puntata? Sì, tenendo presente la ricostruzione che mi ha dato Melloni della storia del Giubileo, mi sembra di constatare il rovesciamento, un rovesciamento di paradigma, un rovesciamento del cono, cioè se prima il Giubileo era la celebrazione apicale di una figura e soprattutto di una città, Roma, con il Giubileo di Francesco abbiamo un decentramento totale, dalla Chiesa del Papa alla Chiesa del Popolo, alla Chiesa delle Chiese, perché con le porte sante che si possono aprire in più luoghi e senza l'obbligo di dover convergere a Roma, abbiamo effettivamente una celebrazione che risponde pienamente. Diffusa, una celebrazione diffusa, diffusa e planetaria. E planetaria, che corrisponde alla concezione di Chiesa che ha l'attuale pontefice, una Chiesa del popolo, sulla quale si può discutere, ma che comunque trova una realizzazione in questa celebrazione diffusa del Giubileo. Bene, bene, credo che almeno alcuni punti fermi li abbiamo toccati. Io rimando naturalmente gli ascoltatori alle vostre opere per approfondire ulteriormente, e vi ringrazio della partecipazione di stamattina. Grazie Alberto Melloni e buona giornata. Grazie. E grazie Marco Zappella. E buona giornata e buon lavoro. Grazie mille. Grazie.